Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Oggi location diverso, diciamo che siamo nel mio regno, il mio bagno dove appunto faccio la mia skin care, questa come avete letto dal titolo. Stasera stiamo insieme, facciamo due chiacchiere, intanto diciamo che andiamo a fare la mia skin care serale. Sono tra l'altro anche un po' truccate, quindi direi subito come primo step di andare a struccarmi e utilizzo quest'acqua micellare della Uriage, che mi sto trovando bene sia per occhi che per il viso, perché non brucia gli occhi, non va a seccare e strucca veramente, veramente bene. E niente, vado a appoggiarlo sull'occhio, lo tengo magari un po' e intanto massaggio. Potete vedere, avevo un mascara non waterproof, però e l'ombretto però sì, di quelli Yves Rocher waterproof. La prima volta che faccio, diciamo, questa tipologia di video. Spero che vi piaccia, questa diciamo è la mia skin care, diciamo che mi trovo anche direi abbastanza bene. E il mio tipo di pelle, per chi se lo chiedesse, è un tipo di pelle diciamo maturo, nel senso perché comunque ho 50 anni, ma diciamo che è la pelle è secca e disidratata, qualche volta diciamo normale, però ecco diciamo questa è la mia, diciamo il mio tipo di pelle. Vado anche a struccare tutto il viso perché mi ero messa, a parte il correttore, perché come sapete ho comunque le occhiaie sempre a farmi compagnia, ma diciamo che avevo messo anche un po' di bronzer, mi ero truccata stamani, adesso è sera tardi, quindi non ero tornata neanche a casa da stamani, e poi un fondotinta compatto avevo messo, infatti come potete vedere si sta togliendo veramente tutto. Questa è un'acqua micellare fatta con acqua termale, dice che non si può anche non risciacquare, però io vado sempre comunque a fare una seconda detersione e vado sempre a risciacquarla, anche se potete vedere è molto delicata sul mio viso, sulla mia pelle, non va ad arrossarla e potete vedere che ha struccato veramente bene. Allora, il mio secondo passaggio, vado a utilizzare un gel detergente. In questo momento diciamo che ho questo gel detergente, diciamo illuminante, che però non mi fa impazzire, diciamo che ce l'avevo dall'estate aperto, questo della Chiotis, e lo utilizzo soprattutto al mattino, oppure ho questo qui invece che mi trovo veramente ma veramente bene per quanto riguarda questo gel detergente La Pure Algae, che questo come potete vedere stanno quasi terminando. Ma mi sono aperta, come avrete appunto visto dal mio ultimo video, appunto della haul, di cui mi sono acquistata tutte le maschere, e poi ho fatto, diciamo, sono tornata a ripescare nei miei cassettini, nelle mie scorte, e mi sono presa questa. Questa diciamo che l'ho già utilizzata un paio di volte e ne sono veramente innamorata, e quindi vado con questa. Vado a fare due pump, vado un po' così e vado a massaggiarlo proprio su tutto il viso. Come potete vedere è una cremina, quindi molto molto delicata, e poi vado a sciacquare.
e vado ad tamponare, faccio vedere proprio tutti i miei passaggi, vado a tamponare, non a strofinare, proprio perché comunque ho anche una pelle, diciamo, anche sensibile, molto delicata. Dopodiché vado a mettere il tonico, anche il tonico in questo momento, diciamo, ce n'ho un po' di aperti. Ho questo qui della Purcalendula, che è un tonico appunto levigante delle Rocher. Non mi trovo molto bene perché diciamo che va ha questa texture un po' gelatinosa e quindi diciamo che fa fatica la mia pelle ad asciugare e quindi ecco non mi piace soprattutto per questa texture. Sono andata a aprire anche e a utilizzare un paio di volte pure questo, che è un tonico questo rinfrescante ed illuminante, a questa profumazione al pompelmo. Sì, mi piace, ho paura che questa profumazione a un certo punto anche mi vada a stancarmi. Vediamo se così vedete meglio, che vada un po' a stancarmi. Fra l'altro sono già in tenuta da notte con il mio pigiamino bello morbido di Pile, acquistato ora ultimamente da OVS. Fra l'altro devo dire anche un bel prezzo, perché veniva sui 40 euro. E quindi, tornando a parlare del tonico, dicevo appunto che sì, è illuminante proprio perché ha dei brillantini, quindi non vado a metterlo di sera e quindi ho capito che questo era il tonico che utilizzerò al mattino. Mi è un po' dispiaciuto averlo aperto ora perché sicuramente questo era il tonico adatto per l'estate. Dopodiché, altrimenti ho, scusate le spalle, ma ho qua un'acqua floreale lenitiva oppure ho l'acqua termale di Uriage, che anche questa la sto utilizzando al mattino, mi piace, mi sta per terminare, quindi allora direi di andare con questa. E questa io la utilizzo come tonico proprio e vado comunque a picchiettare così per diciamo sì, per farla un po' asciugare, per farla penetrare sulla pelle, ma per attivare anche un po' la circolazione, diciamo. E quindi vado a fare questi movimenti qua, ecco. Se avessi voluto farmi una maschera, ecco, l'avrei fatta prima di andare a mettere quest'acqua floreale o il tonico, o anche se avessi voluto farmi il gommage, che in questo momento sto utilizzando questo. Devo dire che io non sono proprio un amante per quanto riguarda l'esfoliazione del viso e gommage in generale, infatti mi sta durando un anno. Veramente mi sta durando una vita questo della Pure Algae, sempre di Rocher. Cerco di farmelo una volta alla settimana, però non sono proprio amante di questi gommage, ma proprio in generale, non quello in particolare. Dopodiché vado a mettere il siero. In questo momento ho questo qui di Rocher, della Lifting Vegetal. Vado a fare due spruzzate, anche questo ha una texture, diciamo, in gel, un po' gelatinosa. E anche questo, diciamo, che fa fatica un po' il mio viso ad assorbire, ma diciamo che più che essere un siero lifting, io direi un siero idratante. Ecco, lifting secondo me dovrebbero proprio cancellare la parola da questo siero, proprio perché io non sento proprio nessun effetto tensore sulla pelle e non sento, cioè non mi va a compattare, forse a illuminare come potete vedere, ma
non mi va proprio a tonificare, a compattare, a rassodare, cioè non sento questo effetto tensore. Aspettando che si asciughi, vado a mettere il mio contorno occhi. Io le tengo tutte sulle scatoline. Questo è della Biotherm. Questo è il pack in vetro. Questo ha una texture che a me piace molto, anche se avrei preferito magari che diciamo fosse un altro pack, nel senso con il pump per andare a utilizzare diciamo la giusta quantità di prodotto e poi magari lo troverei più igienico, ecco, direi così. Vado a picchiettare, vado anche un po' a metterle sulle righe labiali qui del naso e della bocca. E poi vado, ecco, a picchiettare, a portare fino a fuori. Questa texture è molto fresca, a me piace perché insomma si asciuga abbastanza in fretta e poi mi va comunque a idratare il contorno occhi, a nutrire e anche a rimpolpare, diciamo, le mie rughette qua laterali, ecco. Come avete passato la serata, così intanto facciamo anche proprio due chiacchiere. Io oggi ero a pranzo da amici e quindi abbiamo poi fatto un po', diciamo, un po' di chiacchiere a tavola, quindi ci siamo alzati molto molto tardi e dopodiché sono andata a fare un pochino di spesa alimentare. E questa è stata la mia giornata. Allora, dopodiché vado a prendere il mio trattamento notte, che è questo della Bio Pintorelax. Questa è una texture molto ricca, diciamo che è un balsamo. Infatti l'ho iniziata ad agosto e come potete capire non mi è piaciuta per niente. Per fortuna sto per terminarla e adesso diciamo che la sto un pochino più rivalutando, non dico amando, ma un pochino più rivalutando. Io devo dire che non utilizzo tanto prodotto, perché ripeto proprio questa texture che non mi piace particolarmente, non mi piace tanto neanche la profumazione. E questa diciamo che è un trattamento rigenerante. Sì, al mattino devo dire mi trovo una pelle molto morbida, quello sì, però ecco. Non è un trattamento, insomma, che mi ha fatto veramente impazzire. Magari preferivo un trattamento un po' più, non lo so, che andasse un po' più a rassodare, magari, ecco, quello sì. Diciamo che ancora avevo il pigiama, quindi non vado sul décolleté, ma vado comunque sul collo, caduto l'acqua floreale, vado a fare questi massaggi dove comunque vado a trascinare il prodotto un po' su tutto il viso. Sì, devo dire, ecco, che lascia la pelle molto morbida, sì, è un trattamento appunto rigenerante, pagato pochissimo veramente da acqua sapone, mi sembra intorno a 6 euro, però ecco, non è un trattamento particolarmente anti-age, rassodante, ecco, questo no. Ultimo passaggio, proprio il mio ultimo passaggio che vado a fare,
sia nella mia skincare della mattina che del pomeriggio è il balsamo labbra. Io non posso terminare se non vado a mettere il balsamo labbra che mi va a ammorbidire proprio le labbra. E niente, questa è tutta la mia skincare, così avete visto proprio in stile acqua sapone nel mio regno, diciamo il mio bagno. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. In questo caso lasciate pure un like, iscrivetevi al canale e io vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!